Un addetto alla vendita e un operatore di servizi marketing. Il requisito indispensabile e obbligatorio è l'iscrizione alle liste di collocamento delle categorie protette. La domanda potrà essere presentata entro il 14 maggio in via Ottone Fatiboni 77. Sono 1.300 i ragazzi delle scuole del litorale già iscritti a visitare il planetario che aprirà lunedì nella piazza centrale del Parco Leonardo di Fiumicino. Lo spettacolo, allestito all'interno di una cupola dove un proiettore riprodurrà i corpi celesti, accessibile a tutti fino al 23 maggio ed offre anche lezioni gratuite di esperti. Una mostra molto particolare e anche una festa del doppiaggio italiano. Tutto questo alla Biblioteca Elsa Morante di Ostia. L'iniziativa però ce la racconta meglio Francesca Nulli. Decine di artisti, fra attori, doppiatori e direttori di doppiaggio presenti all'inaugurazione della mostra Walt Disney, le voci della fantasia presso la Biblioteca Comunale Elsa Morante di Ostia. Una mostra che rende omaggio al fantastico mondo dei cartoon attraverso del materiale inedito e raro. La mostra è nata dalla conoscenza mia personale di questo archivio immenso di Nunziante Valoroso, che è un grande esperto di cinema, di doppiaggio, di cinema d'animazione. È nata l'idea di far vedere alcuni per la prima volta dei poster originali d'epoca di questi film classici Disney, di farli vedere qui a Ostia, abbinando a questi poster le voci della fantasia, cioè quegli attori, quegli artisti che hanno prestato la loro voce ai personaggi della fantasia, che spesso non si conoscono. E questa mostra raccoglie alcuni manifesti originali italiani. Ecco l'aggancio con le voci, perché è importantissimo il doppiaggio di questi cartoni animati in italiano, di alcuni dei più bei film di Walt Disney. Penso che sia una delle prime volte che sarà possibile vedere alcuni di questi pezzi che sono del vero e proprio antiquariato, perché i manifesti cinematografici, al contrario dei libri, al contrario dei dischi, venivano stampati in effetti solo per quella proiezione cinematografica del film. Crudelia Demon, farebbe paura perfino a un leon. Era la voce di Rudy quando compone appunto questa canzone dedicata a questo mostro che era Crudelia Demon. Film La Carica dei 101, 1961. E ho dato la voce a 21 film di Clint Eastwood, su praticamente 30 film come protagonista lui. Ultimamente Gran Torino, Clint Eastwood parla con la voce afona così. Per la Walt Disney ha prestato la voce alla Principessa Ranocchio. Sì, l'ultimo film d'animazione, uno degli ultimi della Disney, che poi mi ha fatto piacere farlo, perché la Disney in questa operazione ha fatto un po' macchina indietro, no? È tornata ai sistemi tradizionali del cartone animato, quello proprio disegno per disegno, fotogramma per fotogramma, quindi ancora di più mi ha fatto piacere. E poi ho visto che comunque ha avuto il suo gradimento di pubblico. E faceva nello specifico il mago Fasilier? Fasilier, sì, il cattivo, l'uomo ombra. La mostra sarà presente presso la Biblioteca Elsa Morante fino al 15 maggio. Da Ostia, per Canale 10, Francesca Nulli. Sono il dottor Fasilier e ti incanto con le mie carte da gioco. Ma che bello questo appuntamento. Eccone tanti altri però. Ecco, arrivati all'agenda del fine settimana. Sabato 8 maggio...